Vamos lá, vai, vai. E aí? Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Yo te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direitinho. Tipo assim. Nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. Bye. Presentano la 31esima edizione di Una ragazza per il cinema, Riccardo Signoretti ed Elisabetta Gregoracci. Buonasera, buonasera, buonasera. Taormina. Buonasera a tutti, buonasera, come state? Ciao Riccardo, buonasera alla nostra Miss, come va? Tutto bene? Lei emozionata, è... Naomi Moschitta, devi esatto. Cedere scettro e corona stasera. Ci vediamo dopo. Sì, certo. Ci vediamo dopo, che so che torna sei veramente dietro. Emozionata, devi fare il cambio abito, eccetera, eccetera. Buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti voi a questa 31esima edizione della Ragazza per il Cinema. Le ragazze sono qui schierate insieme a noi, sono bellissime. Questa sera si eleggerà appunto la Miss delle Miss, e non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro bravura e il loro talento, vero? Soprattutto Riccardo? Per il loro talento, perché in questi giorni a Taormina è stato fatto un lavoro molto attento per trovare sì la bellezza che vediamo tutti, ma anche davvero il talento. Queste 100 ragazze in gara hanno potuto esprimere le loro capacità nel canto, nel ballo, nella recitazione, davanti a una giuria tecnica composta davvero da grandi esperti dello spettacolo, perché ci sono anche concorsi che puntano sull'immagine, grandi VIP in giuria, però poi dove sono le opportunità? Questo è un concorso che davvero dà la possibilità a queste ragazze di farsi apprezzare da chi può dare loro un'opportunità di lavoro, perché poi la vita è anche questa, no? Il nostro esatto. Patrone Antonio Lopresti crea questo link, mette insieme la domanda con l'offerta, infatti tante ragazze che sono passate da questo palco poi hanno avuto grandi opportunità di lavoro, quindi sono state fatte delle masterclass, i provini che le ragazze hanno affrontato lavorando duramente con questi grandi nomi del mondo dello spettacolo e anche con i referenti degli sponsor nazionali, perché poi le aziende cercano esatto. sempre testimoni, le belle ragazze esatto. possono avere anche lì opportunità di lavoro e di crescita. E poi c'è stata la finale nazionale del talento che si è svolta venerdì sera all'anfiteatro del resort Capo dei Greci di Sant'Alessio Siculo. Esatto, Una ragazza per il cinema è patrocinato dalla Regione Sicilia ed è inserito nel circuito dei grandi eventi della Regione Siciliana. Un grazie al presidente della Regione Nello Musumeci e all'assessore al turismo Maglio Messina. Grazie veramente. Grazie sempre. Per chi ci vuole seguire, informazioni tecniche, siamo in onda su Telespazio al canale 611 del digitale terrestre. Per gli smartphone, che adesso insomma si segue tutto anche dal telefonino, bisogna scaricare l'app Puta Radio, e online siamo su telespazionotizie.it. Esatto, 31 anni di successi questo concorso, che ha dato la possibilità a tante ragazze di affacciarsi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Questa sera verranno consegnati dei riconoscimenti anche a chi ha contribuito nel corso degli anni a portare il concorso a livelli eccellenti nazionali. Il merito di questo va però a chi lavora per 12 mesi senza sosta a questo importante evento. Quindi io vorrei salutare il patrono Antonio Lopresti e Daniela Eramo. Grazie per quello che fate, che grazie qua in prima fila. Per questo evento bellissimo, e grazie quest'anno per aver chiesto.
invitato me a presentare insieme a Riccardo. Grazie. Tu non sai che lui ha conosciuto la moglie su questo palco? Ah, quindi un cupido, sì. Che bella questa cosa. Bellissima. Ha trovato la miss più bella e l'ha sposata. Dice così le gare sono finite, ti metto in famiglia, infatti. Hai capito questo gossip? Adesso lavorano insieme, beh, sei il mestiere mio, esatto, che devo fare? Non esatto. Posso resistere davanti alla cronaca rosa. Esatto. Adesso è il momento di presentare le ragazze però. Presentiamo tutte 100. Conoscere, sono tantissime, sono 100. Quando mi hanno detto sono 100, non credevo. Erano 101, poi una si è ritirata. Quindi voi vedrete che l'ultimo numero è la 101, però in totale sono 100. Perfetto, allora iniziamo a conoscere la numero 1. Lei si chiama Caroline Selasas, 18 anni, arriva dalla Toscana. Studia al liceo linguistico, però da grande vuole studiare la danza dei segni e ha origini argentine. La numero 2 è Sofia Baldini, 19 anni, Toscana. Lei studia agraria, ma diventerà veterinaria. Ha già partecipato a 2 film. Numero 3, Asia Fregnan, 17 anni, arriva dal Veneto. Lei fa l'alberghiero, è barista e da grande vuole fare la presentatrice. Duska Broccani, 24 anni, arriva dalle Marche. Di origine bulgara, fa l'estetista, ama il buon gusto nella moda e nel make-up. La numero 5, Irene Tuccillo, 16 anni, dal Piemonte. Lei fa liceo scientifico e balla latinoamericano. Brava. La numero 6, Martina Rossi, 22 anni, Toscana. È single, però convive con il suo cane e fa la commessa in profumeria. La numero 7 si chiama Maria Chiara Caruso, 16 anni, Sicilia. Studia l'alberghiero, lei danza e fa già la fotomodella. La numero 8, Jaira Giuffrida, 17 anni, Sicilia. Liceo linguistico, la sua passione è recitare. La numero 9, lei è Alice Ferrara, 17 anni, e arriva anche lei dalla Sicilia. E vuole diventare cantante. Numero 10, Victoria Marrone, 20 anni, Lazio. Lei ama le lingue, l'equitazione e la danza. La numero 11, Emily Bonpadre, 15 anni, Lazio. Ama moltissimo i bambini, infatti da grande farà la pediatra, però le piace anche sfilare. La numero 12, Giorgia Leotta, 15 anni, arriva dalla Sicilia. Lei danza, però già studia per diventare intrattenitrice. La numero 13 si chiama Maria Pia Alizzi, ha 22 anni, arriva dalla Sicilia. Studia mediazione linguistica, è ambiziosa e da grande vuole gestire un hotel. La numero 14, Ilaria Mangano, 25 anni, anche lei è siciliana. Fa l'università, però già lavora perché tiene molto alla sua indipendenza. Brava. La numero 15, Martina Scarfone, 20 anni, Calabria. Bella terra, La Bella Calabria. Bella terra, la mia Calabria. La numero 16, Irene Solazzo, 24 anni, Piemonte. Lei sogna di fare l'attrice perché vuole regalare emozioni al pubblico. Brava. La numero 17 è Greta Malengo, a 18 anni, arriva dal Piemonte. E lei dice io sono felice solo davanti al pubblico. La numero 18, Suami Fara, 16 anni, arriva dalla Sardegna. Ama il ballo, sfila e vuole imparare a recitare. La numero 19, Diletta Contini, 16 anni, Toscana. È di origine australiana e ama cantare il pop inglese. La numero 20, Caterina Desiderio, 19 anni, Friuli. Lei frequenta corsi di teatro da quando è bambina. La numero 21, Alessia Posadino, 16 anni, Sardegna. Studia marketing, però ha scoperto di non amare né la matematica né l'economia. La numero 22, Rita Scanu, a 17 anni, arriva dalla Sardegna. Di sé dice mi amo moltissimo e ogni volta che salgo sul palco mi si accende un fuoco dentro. La numero 23, Jalice Cascioli, a 22 anni, arriva dal Lazio. Gestisce un'attività di famiglia ed è qui per scoprire il lato nascosto dello showbiz. La numero 24, Pamela Ferri, a 16 anni, arriva dal Lazio. Fa l'attrice perché dice così io sfido e vinco la mia timidezza. La numero 25, Silvia Terriaca, 17 anni, Lazio. Vuole fare la fotomodella, studia liceo artistico e fa la babysitter per bambini speciali. La numero 26, Alice Nataloni, a 16 anni, arriva dalle Marche. Lei è arrivata qui e dice io proprio qua ho capito che voglio fare l'attrice. La numero 27, Antinea Curatolo, 20 anni, arriva dalla Campania. Diplomata in danza moderna, lavora già nei musical. La numero 28, Arianna Caputo, 18 anni, arriva dalla Liguria. Lei è pasticcera, però adora nel tempo libero posare come fotomodella. La numero 29, Rebecca Ruffigen, da 16 anni, arriva dal Piemonte. È ballerina e ha studiato tra l'altro anche alla Scala di Milano.
La numero 30, lei è Martina Grimaldi, ha 18 anni, arriva dalla Sicilia. La passione di Martina invece è la moda, il mondo della moda. La numero 31, si chiama Martina Toscano, ha 16 anni, arriva dalla Sicilia. Lei è molto determinata e da grande dice voglio fare o l'attrice o la dottoressa, il medico. La numero 32, Giada Masatto, ha 21 anni, arriva dal Friuli. Mm. Vuole essere un'artista a 360 gradi, perciò studia già danza e teatro. La numero 33, lei si chiama Alice Maria, 18 anni, arriva dal Piemonte. Oggi ci ha detto, per me recitare è il mestiere più bello del mondo. La numero 34, Stefania Ungureanu, ha 17 anni, arriva dal Veneto. E oggi ci ha detto invece, io studio lingue così posso parlare con tutti. Mi sembra giusto. La numero 35, lei è Emily Espis, arriva a 18 anni, arriva dalla Sardegna. Fa teatro perché l'aiuta ad aprirsi. La numero 36, si chiama Eleonora Milani, ha 18 anni, arriva anche lei dalla Sardegna. E anche lei vuole lavorare nella moda e si impegna per superare le sue insicurezze. La numero 37, si chiama Angelica Perna, 17 anni, arriva dalla Toscana. Canta, scrive e recita. La numero 38, si chiama Martina Genovesi, ha 16 anni, arriva dal Lazio. Va a cavallo, è super sportiva e adora stare sulla passerella. La numero 39, si chiama Giuliana Verona, 19 anni, arriva dalla Sicilia. Lei balla da quando aveva 3 anni e non ha paura di mettersi in gioco. La numero 40, si chiama Jacqueline Lentini, ha 17 anni, arriva dall'Emilia Romagna. E da grande vuole diventare o costumista o stilista. Bene. La numero 41, si chiama Maria Runza, ha 20 anni, anche lei è siciliana. 41, studia scienze sociali e qui ha scoperto lati di sé che non conosceva. La numero 42, Michela Cicero, ha 15 anni, arriva dalla Sicilia. Recita da 6 anni e dice è proprio quello che io voglio fare nella vita. La numero 43 si chiama Erika Anania, 21 anni, arriva dalla Calabria. Laureata, suona il piano, vuole diventare manager. La numero 44, Alessia Malinconico, ha 16 anni, arriva dalla Campania. Studia liceo linguistico e vuole diventare showgirl. La numero 45, Aurora Morabito, ha 17 anni, arriva dal Piemonte. Lei balla fin da piccola ed è qui per tirare fuori il suo talento. La numero 46, Jennifer Lacone, ha 15 anni, arriva dalla Sardegna. E studia danza praticamente da sempre. La numero 47, Giulia Sitko, 17 anni, arriva dalla Toscana. È di origine polacca ed è cintura nera di karate. Ah, come me, brava. La numero 48, si chiama Fiamma Cencetti, ha 15 anni, arriva dalla Toscana. È un asso della pallavolo. Numero 49, Fal Sokna, 23 anni, Lombardia. Però è di origine senegalese, studia marketing e comunicazione. La numero 50, lei è Sofia Gentile, 16 anni, arriva dal Lazio. Vuole laurearsi in architettura, però le piace sfilare e anche recitare. La numero 51 è andata via, quindi passerei direttamente alla numero 52, Elisa Cucuracchi, 19 anni, Puglia. Studia danza ed è una scout. La numero 53, Martina Mandurino, 18 anni, Puglia. Si vede nei panni della hostess e ama la fotografia. La numero 54, Alessandra Salerno, ha 15 anni e arriva dalla Sicilia. Giovanissima, va ancora al liceo, affronta questo palco come se fosse una sfida con se stessa. La numero 55, Kerry Montemaggio, 20 anni, arriva dalle Marche. Studentessa anche lei, arte multimediale e scenografia. Numero 56, Luisa Baiano, 14 anni, arriva dalla Campania. È al liceo alberghiero, però è già una bravissima atleta della ginnastica artistica. Numero 57, lei è Desiree Nunziante, ha 14 anni, arriva dalla Campania. Studia scienze umane, vuole fare da grande la stilista. La numero 58, Miriam Bison, ha 18 anni, arriva dalla Liguria. È di Alassio, la sua passione è la danza. La numero 59, Elena Gallo, 16 anni, e arriva dalla Toscana. Lei dice, ho imparato che quelli che credevo essere i miei difetti in realtà sono i miei punti di forza. La numero 60, Sabrina Brambilla, 15 anni, arriva dalla Lombardia. E vuole lavorare nella moda. Numero 61, Ilenia Camera, 15 anni, Molise.
è sempre sorridente e consiglia a tutte le ragazze di fare questa esperienza. Numero 62, Martina Torrisi, 18 anni, Sicilia. Lei studia fisica, ma le piace comunicare attraverso la recitazione. Numero 63, Vittoria Palmieri, 18 anni, Sicilia. E lei è qui per trovare l'opportunità di recitare con attori importanti. Numero 64, Gloria Di Gregorio, 16 anni, Sicilia. Non ha le idee chiare sul futuro, ma a 16 anni va benissimo così, però dice forse diventerò stilista. La numero 65, Sara Mendicino, 17 anni, Calabria. Lei invece le idee chiare ce l'ha, si vede attrice. La numero 66, Selena Russo, 24 anni, Domodossola. È già speaker radiofonica e dice io ho una grande autostima. La numero 67, Carmen Rocchino, 18 anni, Liguria. Lei pensate nella nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Numero 68, Veronica Piludo, 18 anni, Sardegna. Nuota, ama viaggiare, dice io andando in giro per il mondo porto qua e là le tradizioni della mia regione, la Sardegna. La numero 69, Vanessa Perillo, 18 anni, Lombardia. Ha studiato estetica e acconciature. La numero 70, Fetuna Ning, 22 anni, Friuli. È di origine ghanese, studia ragioneria e fa la receptionist in una casa di moda. La numero 71, Valentina Caschili, a 15 anni, arriva dalla Sardegna. Liceo scientifico, studia danza, nuota, ma vuole fare la doppiatrice. E poi c'è la 72, Veronica Caschili, anche lei 15 anni, dalla Sardegna. Che è la gemella, è la gemella di Valentina. Esatto. Studia lingue, le piace stare sulle passerelle. La numero 73, Gabriella Farinato, a 19 anni, e arriva dalla Sicilia. Nel futuro si vede manager, però vorrebbe anche essere un'artista completa. La numero 74, lei è Angela Pinto, a 19 anni, arriva dalla Sicilia. Adora i bambini e dice mi piace dare sostegno a chi ne ha bisogno. La numero 75, Valentina Crystal Bianchin, a 15 anni, arriva dal Friuli. Lei vuole diventare meccanico. La Quindi numero se si buca la gomma ci si ecco, può ecco, ieri ho avuto Valentina. Un imprevisto, vedi? Brava. La numero 76, Sara Morrione, 18 anni, Piemonte. Studia, canto, suona la chitarra e ha già fatto corsi di recitazione. La numero 77, lei è Sara Sparascio, 17 anni, arriva dalla Toscana. Ha già recitato e apprezza molto il valore del sacrificio, non ha paura del sacrificio. Brava. La numero 78, Ilaria Tiberi, 23 anni, arriva dalle Marche. Lei fa la babysitter, la cameriera e l'indossatrice, dice faccio tanti lavori ma io tengo la mia indipendenza. La numero 79, Giulia Arrigucci, a 16 anni, arriva dalla Sardegna. E gioca a pallavolo praticamente da fin da ragazzina. La numero 80, lei è Teresa Ferrari, ha 19 anni e arriva dalla Campania. Il suo sport è il kitesurf, ma vuole trasferirsi a Roma per studiare recitazione. La numero 81, Aurora Filitti, a 15 anni, arriva dal Molise. E lei fa danza da quando aveva 4 anni. La numero 82, si chiama Eugenia Ieni, ha 18 anni e arriva dalla Sicilia. E dice, da grande io diventerò criminologa. Anch'io volevo fare la criminologa. La numero 83, lei si chiama Chiara Maugeri, ha 15 anni e arriva dalla Sicilia. E già danza, suona il piano e canta. La numero 84, Serena Caredda, 15 anni, Sardegna. Suona il flauto traverso, la chitarra e balla latinoamericano. La numero 85, Federica Lentini, 21 anni, Sicilia. È qui per realizzare il suo sogno più grande, diventare un'attrice. La numero 86, lei si chiama Giulia Niese, Esposito, ha 15 anni e arriva dalla Campania. Da grande farà la ballerina ma anche la maestra d'asilo. La numero 87, Iris Mula, 16 anni, arriva dalla Sardegna. Alle spalle 13 anni di nuoto agonistico e già studia recitazione a Roma. La numero 88, Ginevra Pianelli, 17 anni, arriva dal Lazio. Fa volontariato e in particolare aiuta i bambini che hanno problemi. La numero 89, Giorgia Cassi, a 18 anni, arriva dall'Emilia Romagna. Ama il trucco e la moda e dice io qui ho riscoperto me stessa. La numero 90, lei è Rebecca Nolfo, 23 anni, arriva dalla Sicilia. Lei è onicotecnica, quindi fa manicure estetica e vorrebbe posare nuda per Playboy. Ah, la numero 91, Rodica Molisteneanu, a 18 anni, arriva dalle Marche. Lei vuole diventare top model vestita. La numero 92, Lorena Tonacci, a 16 anni, e arriva dalla Campania. E dice, sono molto determinata, farò o l'attrice o il magistrato. La numero 93, Giorgia Pennetta, 17 anni, Puglia. Dopo questa esperienza dice, qua ho capito che il mondo dello spettacolo è più duro di come sembra.
La numero 94, Michelle Svetlana Poleakova, 22 anni, Friuli. Studia danza. La numero 95, Lucrezia Anatolia, 18 anni, arriva dalla Sicilia. Studia teatro ma vuole fare cinema. 96, si chiama Aurora Impinna, 19 anni, Piemonte. Lei è un asso del pattinaggio su ghiaccio. Numero 97, Aurora Larghi, 17 anni, Lombardia. Studia progettazione di interni e pratica la pole dance. Numero 98, Mariana Pantani, 24 anni, arriva dal Lazio. E tra poco si laurea in scienze archeologiche. La numero 99, Giuliana Galluccio, 18 anni, Sicilia. Lei vuole lavorare nel turismo, in questa bella terra, non è difficile. Numero 100, Sara Rosaria Luperto, 17 anni, Puglia. Studia l'alberghiero ma ha capito che non fa proprio per lei. Numero 101, Francesca Guerrera, 15 anni, Sicilia. Studia turismo e gioca a pallavolo. E facciamo un grande applauso a queste Miss. Chissà quale di queste 100 Miss conquisterà la corona, la meravigliosa corona realizzata da Xento. Esatto, vedremo. Sono comunque molto belle, determinate e mi piace questa anche cosa. Brave. Devo anche dire che brave. Hanno lavorato tanto in questi giorni, mi diceva Leonsino che ha seguito le coreografie, che sono molto determinate, molto attente. Infatti l'abbiamo visto, no? Già entrando, come in pochissimo tempo hanno imparato a muoversi, perché uno pensa, sì, è un concorso, ma è come i grandi spettacoli che vedete su Rai 1 o su Canale 5. Questo è il meccanismo dello spettacolo, questa per loro è una grande scuola. Esatto. Adesso è il momento di presentare un ospite. Lui è un giovane violinista marchigiano. Grazie al suo modo energico e innovativo di approcciare al suo strumento, riesce, pensate, a spaziare dalla musica classica alla musica leggera. Con grande verve ha conquistato l'Europa esibendosi in prestigiosi contest. Signori, Valentino Alessandrini. Ciao, buonasera, ben arrivato. Thank you.
L'ultimo. Valentino Alessandrini con i ballerini, Arianna Occhipinti e Daniele Sciarrone. Grazie, la musica sa sempre toccare il cuore, l'anima. È vero. Questo ragazzo ha un'agenda fittissima, non ha una data libera, lavora in tutta Italia, dappertutto, porta veramente la musica, il talento, no? In giro per l'Europa. Ha fatto il conservatorio, ha studiato conservatorio a Pesaro, che è la mia città, me l'ha detto dietro le quinte, quindi mi fa tanto piacere. Marchigiano.
Bravo, complimenti. Grazie, complimenti per tutto. Adesso ringraziamo un po' di amici e di aziende che ci aiutano, perché se siamo qua e funziona tutto è merito di tutto quello che succede anche dietro. Esatto, quindi main sponsor, ringraziamo Guess, ringraziamo Vella, vorrei salutare l'amministratore delegato Vella Italia e Grecia, Giuseppe Gennaro. Settimanale Nuovo, Nuovo TV, PVK, Videobank, Prima Donna, San Benedetto, Urban Art Abbigliamento, Gruppo Gil Cagnier, Mandra Rossa, Vini Siciliani. Grazie. Grazie agli sponsor, grazie a Studio Cinema Roma, una prestigiosa accademia di cinema di cui parleremo tra pochissimo, e poi il Service Audio, Evolution Sound di Francesco Bellia e Vito Schiattareggia, per la produzione video, Videobank SPA, per la regia video, Antonio Grasso di PVK Produzioni. Responsabile ufficio stampa nazionale Lucio Di Mauro. Con Lucio Di Mauro un ringraziamento va per la preziosa collaborazione alle testate giornalistiche più di 50 anni e a tutti i media partner di Una ragazza per il cinema. Grazie. E poi quest'anno i patroni del concorso, Antonio Lopresti e Daniele Eramo, hanno voluto con grande forza una giuria tecnica di grande spessore formata soltanto da addetti ai lavori nell'ambito artistico. Questo lo voglio dire, una cosa molto importante, perché io credo che in questo paese si debba tornare a puntare sulla meritocrazia, e il merito lo possono fare davvero gli addetti ai lavori. Queste ragazze hanno emozioni, hanno sogni, ed è giusto che a valutarle sia chi davvero ha la competenza tecnica e professionale per farlo. Di questo voglio dare merito al patron, perché non è da tutti. E quindi l'applauso va all'organizzazione di questo concorso. E salutare la madrina della serata, una grandissima attrice italiana, Lucia Sardo. Buonasera, benvenuta. Ci abbiamo visto nei 100 passi, in Amiche da morire, ha un suo laboratorio di recitazione a Catania. E poi il presidente di giuria, vincitore del primo nastro d'argento nella categoria dei casting director, Pino Pellegrino. Anche a lui l'applauso del pubblico del Teatro Antico di Taormina. È uno degli insegnanti di Studio Cinema, media partner del concorso, lo dicevamo prima. Lui ha già assegnato una borsa di studio alla vincitrice della fascia nazionale talento, e una durante i provini che si sono svolti ieri, come dicevamo, proprio con lui, e una andrà alla vincitrice del titolo. Quindi tre grandi opportunità per entrare dalla porta principale nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Studio Cinema di Massimiliano Cardia annovera nel corpo docenti grandi nomi dello spettacolo italiano come Gabriele Muccino, Michele Placido, Giancarlo Giannini e Ferzan Özpetek. Turi Giordano, attore e regista. È con noi. Buonasera, poi Fabio benvenuto. Costanzo, attore. Andrea Scarduzio, attore. Alfio Sorbello, anche lui attore, l'abbiamo visto nella Mafia uccide solo d'estate, Don Matteo, l'allieva. Leoncino, coreografo di Una ragazza per il cinema, vincitore di Amici di Maria Di Filippi, ballerino e coreografo internazionale. Che non è seduto in giuria, c'è la sedia vuota, sì, perché lui è dietro le quinte che sta lavorando con le ragazze. Con sì, le ragazze. Poi abbiamo Mameli, reduce dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Franco Battaglia, titolare dell'agenzia The One Models, agenzia internazionale collegata con tutto il mondo, compresa la Cina. E poi il mitico Pablo, make-up artist e patron della Maison Gil Cagnier. Organizzazione tra le più importanti al mondo. Loro fanno davvero un lavoro miracoloso, perché devono truccare 100 ragazze in velocità ma senza rinunciare alla qualità, al risultato finale che è impeccabile. A me truccò Gilles direttamente a Miss Italia, io avevo 17 anni e lui mi disse questa cosa: Elisabetta, tu hai bisogno solo di un po' di mascara e lucido. Quindi questa cosa me la ricorderò per sempre, è stato per me un grande onore. Era grazie, un grande maestro Gilles. Sì. Rachele Di Stefano, e Sebi Calogero, responsabile Vella Italia, partner di Una ragazza per il cinema. E poi Daniele Mascari di Prima Donna Collection, salutiamo anche lui. Aldo Papalia, responsabile Guess Italia, grazie al suo prezioso contributo la manifestazione ha potuto fregiarsi della collaborazione di un brand importante come Guess, grazie veramente. E adesso c'è un altro momento di spettacolo. Esatto, adesso balliamo, si balla con la coreografia appunto di Leoncino, ballano Gio Prizzi e Daniele Sciarrone con un passo a due dal titolo Cacio e Pepe. Legend, 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 legend.
Allora, no, chiedevo a Elisabetta dietro le quinte cosa mangia, perché secondo me vive d'aria. Io pubblico le tue foto con questi addominali scolpiti. Dici cosa non mangi, come fai? No, io mangio tutto, poi da buon siciliana, perché credo. La mia mamma era siciliana, papà calabro, sono una buona forchetta. Il segreto è perché da bambina ho fatto tantissimo sport, ho fatto 12 anni di karate, 3 di atletica, quello mi ha aiutato tantissimo. Infatti stendi gli uomini, hai un successo pazzesco, no? Senti, dici, ma dopo andiamo a cena insieme, così voglio vedere cosa mangi, okay, sì. E poi pubblico le tue foto. Comunque, per la cronaca, ho anche mangiato prima di venire qui perché avevo fame. Lo so che non si mangia mai prima di una serata, ma io mangio prima e dopo. Hai bruciato sul palco, dopo rimangiando. Esatto, allora, bene. Questa sera verranno assegnate tante fasce importantissime, fasce nazionali. Queste fasce daranno l'opportunità alle ragazze nei prossimi 12 mesi di lavorare, quindi opportunità professionali di grande crescita non indifferenti. Elenchiamo allora le fasce che verranno assegnate stasera. Sì, ragazza regione siciliana. Ragazza Video Bank, ragazza Miss delle Miss. Questa è una cosa esclusiva di una ragazza per il cinema, perché tutti gli anni che ovviamente su 100 vince una, cosa succede? La mamma di qualcuna dice la mia figlia aveva i capelli 2 centimetri più lunghi, doveva vincere lei. Quell'altra dice la mia aveva il punto vita più stretto, perché non ha vinto? Allora noi abbiamo istituito questo premio super democratico, dove sono le ragazze a votare quella che secondo loro avrebbe dovuto vincere. Bello. Quindi cancelliamo tutte le polemiche. Bella questa iniziativa, mi piace molto. Ragazza Centro Messeguet, ragazza Jeanne Clébert, ragazza Make-up Gilles Cagnier, ragazza Prima Donna, ragazza Vella, ragazza Nuova, ragazza Nuovo TV, ragazza Guess, ragazza Studio Cinema. E poi avremo le fasce invece ragazza Moda con la terza, la seconda e la prima classificata, e idem la fascia una ragazza per il cinema con la terza, seconda e prima classificata. Esatto. Adesso è il momento però di rivedere le nostre ragazze. Con il costume intero, Guess, e la coreografia, come sapete, realizzata da Leonsino insieme al suo assistente Cristian Meloni. Allora, le nostre 100 finaliste in costume Guess. Arrivano. Forse arrivano. Fammi vedere che controllo. Ci vuole un po' a mettere il costume. Ecco. Sì. Eccole, dalla numero 2. Vai, due. Vai. Andate. Thank you.
just can't fake it. I just can't fake it. I want you. I want you. Questo momento della sfilata in costume è sempre il più atteso in tutte le edizioni. Esatto. Tu hai sfilato in costume? Madonna, quante volte! Pensa che la prima volta che ho fatto un concorso avevo 15 anni, no, quasi 16, e ho vinto Miss Perla dello Ionio. Dopodiché ho partecipato a 17 anni a Miss Italia, dove partecipavo con la fascia di Miss Calabria, e a Stralzo Maggiore ho vinto il sorriso più bello d'Italia. Fantastico, ma è più importante sì. Condurre una ragazza per il cinema. Però, assolutamente. No? Un grande passo avanti. A proposito di cinema, io vorrei invitare tutti quanti ad andare a vedere il mio film che uscirà, posso fare questa promozione il 17 ottobre, questo film che ho girato con Mimmo Calopresti, che è la regia di Mimmo Calopresti, con Valeria Bruni Tedeschi, Sergio Rubini, Marcello Fonte, ci sono anch'io che sono Maria, quindi un bellissimo film. Bene, ci saremo. Grazie. E invece devo ringraziare per l'allestimento LED Medicom Servizi di Cirino Squadrito. Adesso ridiamo un po', perché adesso ridiamo un po'. Bellezza, ma anche spettacolo. Esatto, esatto, io lo conosco, è venuto da me. Volentieri, è un bacio. Mi devi dare due. Un bacio da parte loro. Mua! Grazie, bene. Che carino. È molto profumata. E adesso è il momento di presentare un ospite, lui lo conosco perché è stato anche da me a Made in Sud, è diventato famoso grazie al Maurizio Costanzo Show, poi è approdato a Zelig e raccomandati a Made in Sud. E qui con noi, signori, Dado! Dov'è? Meraviglia, grazie. Dove sei? Dado, ecco, conosci Dado. La signora Gregoracci? Grazie. Come ciao, stai? Ciao tesoro. Una donna calabrese meravigliosa che invece di usare lo spray al peperoncino usa direttamente il vasetto dell'anduia, te lo tira quando gli dai fastidio. Straordinaria, grazie Elisabetta. Ciao, Dado. Che meraviglia. Dado, con permesso, buonasera, come state? Visto che belle?
mamma mia, mi passano tutto il camerino, poi entrano, scusa, possiamo usare lo specchio? Usano lo specchio, poi se ne vanno, con la scusa dello specchio. Sono diventato famosissimo qua dietro. Come state voi? Bene? Oh, qui se... bene, bene, sono belle facce, sorridenti. Bene, quello che serve proprio per un intrattenimento comico così. Io devo dire che quando c'è uno spettacolo dal vivo ci sono delle regole da rispettare. Di solito quando c'è una platea folta di persone così accalorate, come c'è sempre una ragazza magra che sviene per l'emozione, per l'adrenalina, così. E il pubblico, siccome è molto solidale, il pubblico prende la ragazza magra e se la passa fino al medico, che di solito si trova ai margini del pubblico. Viceversa, in mezzo al pubblico, perché no, c'è anche una ragazza meno magra, una un po' più in carne, che per l'emozione potrebbe svenire, e lì il pubblico, sempre per solidarietà, prende il medico e se lo passa fino alla ragazza un po' più così in carne. Però insomma, perché questo è il pubblico che fa, il pubblico è straordinario, voi siete il pubblico, sto a parlare di voi, non sto a parlare, io faccio l'intrattenimento sul palco. Il pubblico poi risponde agli stimoli, non so, l'artista da qualunque parte d'Italia, del mondo venga, fa questo gesto e tutti sanno che devono rispondere con lo stesso gesto, perché questo gesto nel linguaggio dei sordomuti in tutto il mondo significa love, significa amore. Quindi quando l'artista fa così sta dicendo amore, non solo lo dice ma lo domanda, fa yeah, il pubblico sente il punto interrogativo, risponde col punto esclamativo, yeah, proviamo. Io faccio l'interrogativo e voi dovreste fare l'esclamativo, vediamo che succede. Yeah! Va bene, allora lo ripeto per quello che non l'hanno fatto. Questo gesto nel linguaggio dei sordomuti significa amore, nel linguaggio dei camionisti significa quello che state a pensare a voi. Allora, lo ripeto, insomma, a vostro buon cuore, poi non si può fare tutta la serata così. Quindi riproviamo l'ultima volta, poi come va, va, riproviamo. Io interrogativo e voi esclamativo. Oh, yeah! La senti la serata come cambia? Da così a così, è meraviglioso. E dipende tutto così, con una piccola grammatica tra pubblico e alla fine del diciamo, dello spettacolo c'è il volo d'angelo. Pensa se voi fate bene il pubblico, le ragazze si buttano a volo d'angelo su di voi e voi che le prendete, bah, bellissimo, io a quel momento vorrei fare il pubblico, pensa un po'. Allora, altre cose da dire? Beh, insomma, no, insomma, io devo dire che ultimamente sto portando uno spettacolo nuovo in giro per l'Italia, lo spettacolo si intitola Il Superficiale, cioè un uomo che prende la vita un po' con superficialità, come la maggior parte delle persone che incontro, tipo anche insomma, i miei figli, e ho scoperto che in realtà la superficialità nasce per difendersi anche nella vita di coppia. Sai, quando due persone stanno insieme da tanti anni, non so, serve la superficialità, serve a sopravvivere. Immagina, non so, un cantante come Renato Zero. Se guadagnasse 800 euro al mese, i suoi testi sarebbero sicuramente testi un po' più così, superficiali, un po' testi di persone come noi. Immagina Renato Zero con 800 euro al mese. Il carrozziere fa tutto da sé, dice 200, poi so 1003. Aspetta. Dai, Venditti che parla dei veri problemi di Roma. Quanto sei bella Roma, quando è sera, il limite sulla Colombo è di 30 all'ora, me fanno i fari pure i cinghiali, meno pelosi dei transessuali. Na 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 na. Celentano, 80 anni, che parla con gli amici dei vecchi tempi andati. Con 24.000 lire al cinema ci andavi in 6, oggi con l'euro se ci provi in 5 restano de fuori. Na, 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 na.
È una verità. Gino Paoli, presunta raggiunta maturità, ci direbbe finalmente che fine ha fatto la gatta. C'era una volta una gatta che passeggiava davanti al ristorante cinese e adesso non ci sta più. Ramazzotti con i problemi di tutti noi canterebbe: siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, andiamo da McDonald's e non sappiamo ordinare, vorrei un chicken meals McNeagles, vorrei un fish can crocker McNeagles, mi dia quello lì e quello là, ma un po' su tutti potremmo fare anche a richiesta, però io vado avanti. Neck sposato da 20 anni. Laura, con te è un'agonia, non trovo più la roba mia, la metto de qua, la trovo de là, i cazzi tua te devi fa. Vasco Rossi, Vasco sposato da 20 anni, rientro piano per non far rumore, se mi moglie si sveglia discutiamo le ore che hai fatto fino all'alba, stavo sulla salaria, la 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 la. Ligabue sposato da 20 anni, certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei, certe notti il transilvano ti dice: amore, che bella questa macchina che ti porti sempre qua, che cos'è, la macchina dell'amore? Giovanotti, sposato da 20 anni, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, affacciati alla palestra amore mio, affacciati alla palestra amore mio. Alex Britti, sposato da 20 anni. Il tempo va, passano le ore, dopo 20 anni per fare all'amore, spengo la luce, mia moglie la riaccende, lo trova morto e chiede a me da che dipende. E da che dipende? Il cantante dei Maneskin, o Maneskin come volete, è sposato da 20 anni. Dai Marlena, torna a casa che c'è il mutuo da pagare e la casa è cointestata, non puoi fa come te pare. De Gregori, con i problemi di tutti noi che viviamo in un condominio. Buonanotte, buonanotte, fiorellino, parlo piano per non fare casino. Nel condominio il muro è sottile e la vicina ha comprato un fucile. Ho cantato generale a squarciagola e la vicina ha comprato una pistola. La vicina per le armi ha una vera passione, la vicina è la donna cannone. Yeah! Dai, senti che bella seratina che sta avvenendo. Viene anche un piccolo intervento, non sarò tanto, però insomma facciamo una cosa così tanto per scaldare un po' l'ambiente, no? Nel frattempo le ragazze si cambiano, fanno il make-up, queste cose qua. Io prendo il jack della chitarra. Che meraviglia. Ah, uno dei posti più belli del mondo questo, Quindi molta gente, no vabbè stiamo qua, che ci frega, invece no, te lo devi... Allora questa è una serata, insomma, io quando vedo le ragazze, sento 14, la più piccola, grande, la 22, così, i miei figli hanno proprio quell'età là, quindi io ho perso l'occhio che le può vedere con, capito, quella, l'immagine, le vedo che mi sembrano tutte figlie, quindi le guardo con... E per questo dedico una canzone ai figli. Per fare un figlio ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole la prostata, per controllarla ci vuole il dottore, col dito indice l'esploratore,
se scrupoloso ci sta un paio d'ore, un paio d'ore. Ora è sicuro, avere un figlio è come un dito. Io ce l'ho tre figli, Alice, Martina e Lucas. Alice è la mediana, quando era piccolina mi ha visto sotto la doccia tutto nudo e mi ha fatto la domanda, dice: papà, ma tu c'hai il coperchio sulla patata? E io ho risposto come tutti i papà, ho detto: certo, tutti i papà hanno il coperchio sulla patata. Poi c'è chi ce l'ha più coperchioso, chi meno coperchiante, dipende da quanto devi coprire. È una prerogativa femminile quella di fare domande. Anche mia moglie, l'ultima volta che ho fatto la doccia, è entrata, sbirciato e ha fatto domande. Dice: ah, vedo che la temperatura dell'acqua è molto fredda oggi. Ma non solo mia moglie, anche la moglie di Carlo Cracco, quando l'ha visto tutto nudo sotto la doccia, sembra che gli abbia detto: ma allora è un vizio quello di fare porzioni piccole. Ma non solo la moglie. No. Ma non solo la moglie di Carlo Cracco, anche la moglie di Max Pezzali, quando l'ha visto tutto nudo sotto la doccia, sembra che abbia detto: Max, hanno ammazzato l'uomo ragno, ma qui hanno un piccato pure Topolino. Per fare un figlio ci vuole il seme, per pianta il seme c'è una donna, ma per convincerla a piantare il seme la passi a prende, la porti a cena, dice che a dieta invece si scatena, se magna tutto fa pure un rutto, tanto che il seme resta sbigottito, ti dice fermo, non muove un dito, da come rutta questa è un travestito. Sempre dei tre la più grande si chiama Martina. Martina in questo momento è in Australia, ha scelto di fare questo viaggio, di andare a lavorare, studio lavoro, si è trovata bene 4 mesi, mi ha detto: papà, non torno più, ho trovato lavoro, mi mantengo da sola, grande esperienza, grande traguardo, e quindi sono un padre orgoglioso, però avere una figlia bellissima all'estero mi fa vivere con un po' di ansia, ho sempre lo stesso pensiero, durante la notte sogno che mi sveglio e leggo il telefono, la telefonata di Martina, richiamo e dice: ma amore, che è successo? Papà, ti devo dire una cosa. Amore, stai a 25 ore di volo, dimmi che è successo, mi fai preoccupare. Papà, sono rimasta incinta, ma non è come pensi tu. Scusa, se non è come penso io, voglio dire, allora com'è? La colpa è dei preservativi che mi ha dato nonna. Ma quale? Quelli scaduti? No, quelli all'uncinetto. Per fare un figlio ci vuole il seme, farlo in Italia è un po' da fesso, col debito che se portiamo appresso, appena nato piange a dirotto, sta già di 30.000 euro sotto, a 15 anni ho la macchinetta, quindi so 30.000 più una fetta, io lo capisco perché mi fio, però la fetta è del culo mio. Adesso non so se c'è tra di voi qualcuno che come me ha 3 figli, c'è? Non lo voglio coinvolgere, lo voglio soltanto individuare per avere un po' di complicità. Eccolo, lassù, c'è? Il padre, lui? Dov'è il padre? Non c'è? No, dov'è? Il nome, per favore, solo il nome. Silvio, dimmi se sbaglio, guarda che succede. Quando c'hai 3 figli, perché molti ce n'hanno 2, alcuni uno solo, altri li faranno, senti, perché non sanno quello che ci è successo a me e a te, Silvio. Funziona così. Nasce il primo figlio, casca a terra il ciuccio al primo figlio. E tu fai: ah!
Sterilizziamo il palazzo! Compro 25.000 ciucci di riserva, prendi l'ammoniaca, falla bollire nella varecchina, nuclearizziamo la zona! Nasce il secondo figlio, Silvio. Casca il ciuccio a terra il secondo figlio. Sor padre, lo stesso DNA, dai. Silvio, quello che non sanno loro. Terzo figlio. Casca il ciuccio a terra, terzo figlio. Se prendi il ciuccio, lo strusci per terra, cerchi una metropolitana. I gradini della metro, perché negli angoli è più saporita. Ciucci negli... Vai, ciuccia, ciuccia adesso, ti fai gli anticorpi, ciuccia! L'ho letto su Focus! È vero? Hai visto, Silvio? Fa... C'è il singhiozzo nella notte, il primo figlio ti preoccupi. Ah! Svegli il pediatra, lo chiami alle 4 di notte. Pronto, pediatra, mio figlio fa un suono tipo singhiozzo, che sarà? Dice, guardi, sarà singhiozzo, sono le 4 di notte, che vuole che sia. Non è vero, lei è un medico che non vale niente, lo voglio far curare dal medico che ha curato il figlio del Papa. Dice, ma non esiste, esiste! Perché il primo figlio spari più alto possibile. Nasce il secondo figlio, c'è il singhiozzo nella notte, alzi il volume del televisore. Non lo vuoi sentire? Nasce il terzo figlio, c'ha il singhiozzo la notte, il terzo figlio, parti per la settimana bianca, torni con la mascherina, gli fai buh, gli passa il singhiozzo. E visto, Silvio, quando nasce il primo figlio, inevitabilmente la mamma dice, oh guarda, deve essere cambiato, ha fatto la si può dire, no? Ha fatto la cacchina. E tu ti fai avanti, dico, via, date. Lo cambio io. No, ma dai. No, no, lo è figlio mio, lo voglio vivere. Borotalco! Acqua calda! Vetro umido, tutto appannato, faccio i disegni. Assaggio pure, la prima cacca non è cacca, è meconio. La prima cacca del bambino è meconio, una sostanza gelatinosa che lui ingerisce all'interno della placenta, la risnocciola senza agenti patogeni, sta lì che sa di retrogusto di ostrica col sapore di nocciola, sta lì proprio, c'è gente che va dal gelataio, mi dà meconio sopra e sotto una palla di pistacchio al centro perché lo vogliono vivere, perché è il primo figlio! Nasce il secondo figlio, ha fatto la cacca, beato lui! Io una settimana che devo far meconio! Ma non lo cambi tu? No, no, c'è una scena nell'occhio, devo buttare la mondezza. Iniziano le scuse, quelle classiche da uomo sposato. Nasce il terzo figlio. Ha fatto la cacca, ma ne ha fatta tutta. Si vede dalla faccia. Lasciala ancora un paio di settimane e vedrai che si libererà completamente. Ed è questo il motivo... che se tu venivi a casa mia, a casa di Silvio, quando era nato il terzo figlio ti viene incontro con quella salopettina classica da bambino, piena, salopettina di merda, che ti viene incontro, e tu c'hai un po' di confidenza, dici, oh guarda, mi sa che tuo figlio deve essere cambiato, perché proprio se... mamma mia, no, meglio che ci si abitua adesso a starci immerso fino a qui, piuttosto che a 50 anni esodato dalla Fornero. Vai! Yeah! Senti che roba, che meraviglia. Senti che così che seratina, mi avrebbe voglia di continuare fino a che non finisce tutto. Guarda, così. Dai, tre figli, primo, secondo e terzo. Nasce il primo figlio, lo porti davanti al negozio dei giocattoli e dici, guarda, tutto quello che vedi sarà tuo. Perché è il primo figlio. Nasce il secondo figlio, raddoppiano le spese, lo porti sempre davanti al negozio dei giocattoli, gli dici, guarda, guarda bene però. Guarda bene, perché tutto quello che vedi te lo devi dividere con tuo fratello. Senza litigare, va bene? Silvio, non lo sanno. Non lo sanno loro. Nasce il terzo figlio, lo porti sempre davanti al negozio dei giocattoli cinesi e gli dici, guarda,
tutto quello che vedi è stato fatto da bambini come te. Quindi è inutile che dici lo voglio, me lo compri, datte da fa. Per fare un figlio ci vuole il seme, ma spesso il seme viene sprecato in tutti gli anni in cui te sei allenato. Composta al market a casa mia, me c'è voluta molta fantasia, con Carmen Russo, Tini Cansino e poi per sbaglio pure su Pierino, su Edwige Fenec, sulla Sandrelli, nell'82 pure su Tardelli, su Ornella Muti me so sfondato, di Amanda Lear non me so mai fidato. Se anch'io Youborn avessi avuto, a 16 anni sarei deceduto. E io so, tre figli, il più piccolo si chiama Lucas, l'ho portato a fare la visita, quelle oculistiche, il check, insomma. E mi faceva domande, diceva, papà, che significa miope? E ho spiegato, beh, miope, che ci vede bene da vicino, ma ci vede male da lontano. Ah, papà, che significa presbite? Beh, il contrario, cioè che ci vede bene da lontano, però ci vede male da vicino. Papà, che significa stigmatico? Sono su Google di nascosto, non fammi vedere, non fa figuraccia di fronte a un figlio, poi pensa che il padre non sa niente. Ah, chissà che mi credevo. Astigmatico che ci vede doppio. Va bene? Ricordati, astigmatico doppio. Papà, dove nascono i bambini? Ma come dove nascono? Stiamo dall'oculista, reparto maternità al piano di sotto. Qui, non ti confondere. Uffa, papà, ma da dove nascono i bambini? Ma come da dove nascono? Dalla pancia della mamma. Uffa, papà, ma chi ce l'ha messi nella pancia della mamma sti bambini? E lì gli ho risposto da medico. Oculista. Allora, se la mamma è miope, vuol dire che ci vede bene da vicino, quindi vuol dire che l'ha visto bene chi ce l'ha messo. E lo può riconoscere. Se la mamma è presbite, vuol dire che l'ha visto arrivare. Poi si è sfocato. Quindi diciamo che quello probabilmente è tuo padre, ma non ne siamo sicuri. Ma se la mamma ne ha visti due, devi sperare che sia astigmatica, altrimenti non lo saprai mai chi è tuo padre. Per fare un figlio ci vuole il seme, e tu di semi ce n'hai un milione, ma se il problema tuo è l'elevazione, trovi una scusa con la tua donna, gli dici guarda ieri è morta nonna, lei fa una faccia, ti dice amore, so già sei volte che tu non amore. 8 tua zia, 9 tuo cugino, non si è salvato manco il cagnolino. L'unico morto, tuo parente stretto, è quello che ti ostini a portarle. Grazie. Che meraviglia, grazie infinite, grazie a voi, grazie. Grazie, no? Dado. Ci siamo. Grazie, voilà. Dado. Con permesso lascio i resti qua della... Vai, vai, tranquillo. Indietreggio come fanno non i lasciare il capo a vista, perché se la Gregoraci prende la scossa ci costa come una diva di Hollywood. Spostiamo tutto qua. Ah, sistemato via. Già con...
Allora, ragazzi, io mi sembra brutto, non so se uscire al contrario. Complimenti per il look, sì, dato, mi piace un po' così, giusto per farmi notare vicino a te. Ciao. Tra l'altro, Elisabetta, tu sei qua un po' per miracolo, no? Perché ho letto adesso sui siti che hai avuto è successo di tutto. Sì, ero a fare una serata in Abruzzo, sono rimasta bloccata, praticamente si è fermata l'auto, una statale, sono rimasta al buio per più di un'ora. Poi finalmente è arrivato un soccorso e niente, mi ha salvata, però poi l'autista che è venuto a recuperarmi per altre 4 ore si è perso, quindi sono arrivata stamane a Roma. Cioè tu non hai capito che gli autisti facevano finta che la macchina fosse rotta per stare con te, cioè, credo che siano stati due incidenti. Che non perdo mai la pazienza, ieri se l'ho persa, ho detto guardi, scendo. Indaghiamo invece con la giuria è microfonata, sì. Sì, sì. Pellegrino, eccoli. Allora avete trovato, come va? Siete d'accordo, litigate? Cioè... Tutto a posto? Ah, tra poco ci arriva la busta. Certo. Cosa avete guardato allora? Talento ce n'è? Talento, bellezza, un po'... Un purpurri di qualità per scegliere appunto la ragazza per il cinema. Alla ragazza moda, insomma ci saranno poi tante fasce. Abbiamo riconosciuto, sì, no, diverse ragazze meritevoli. Allora, adesso io chiamerei sul palco però Naomi Moschitta, che è la ragazza per il cinema in carica, ancora per qualche minuto. E poi il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e il patron Antonio Lopresti, che salgono qua con noi. Buonasera patron, buonasera, buonasera sindaco. Buonasera sindaco, benvenuto. Sindaco. Magli incroci, patron. Naomi. Allora sindaco, ecco, l'anno scorso qua c'è stata la prima vincitrice di una ragazza per il cinema catanese, lei è sindaco di Catania. Una bella soddisfazione. Ce l'abbiamo un gelato per il sindaco? Adesso arriva, eh. Quindi so che ha organizzato, eccolo qua, ha organizzato anche un bel riconoscimento di questo premio a Catania. È stato motivo di grande orgoglio da sindaco di Catania ospitare all'interno del Palazzo degli Elefanti, la sede della nostra città, Naomi, che ha conquistato questa fascia di valenza nazionale, ma soprattutto si è affermata non soltanto per le sue eccezionali qualità estetiche, ma per le sue anche eccezionali qualità che ha dimostrato durante il suo percorso. Sì. Noi abbiamo accompagnato, tifando da 800 km di distanza, il suo percorso a Roma, si è affermata come era giusto che fosse, quindi per noi è motivo di grande orgoglio aver dato i natali a Naomi, che sono sicuro potrà conquistare ancora più prestigiosi traguardi durante il suo percorso artistico. In bocca al lupo di cuore. Grazie. Sindaco, io approfitto della sua presenza, glielo dico da turista, perché adesso sa che l'Alitalia forse torna pubblica. Voi che siete amministratori locali, i comuni, le regioni, date la possibilità a noi turisti di farci le vacanze in Sicilia, perché i biglietti aerei costano troppo, ci tocca andare a Ibiza, a Mykonos, ma noi vogliamo stare in Italia. Hai perfettamente ragione. Prima di iniziare questa esperienza amministrativa a Catania, sono stato parlamentare europeo, mi sono battuto per la continuità territoriale, l'assessore regionale Maglio Messina, da poco assessore al turismo e ai trasporti, si sta battendo per questo, è un complesso iter politico e burocratico, mi auguro che si possano contenere i prezzi del trasporto aereo che talvolta impediscono flussi turistici aggiuntivi che la nostra terra certamente merita. E credo, caro Antonio, cara Daniela, che questo palcoscenico sia davvero meritevole di valenza internazionale, siamo orgogliosi di questo, ma dobbiamo determinare flussi turistici aggiuntivi che la nostra terra merita. Grazie. Allora, abbiamo anche il patron che vuole domande solo da Elisabetta. Non so come mai, prego Elisabetta. Innanzitutto grazie Antonio per avermi voluto qui questa edizione. Sono molto contenta di conoscerti. Ma lui voleva un'altra, scusa. Io ho detto no, scusa, chiamala Gregoraci. Volevi un'altra, adesso dobbiamo svelare questa cosa. No, veramente, guarda che lo mettiamo in imbarazzo. Il povero primo nome è stato fatto il tuo, poi io sono amico... Sai benissimo con Cataldo Calabretta. Il nostro Cataldino. E mi diceva che c'era qualche problematica in quanto tu la sera prima ti trovavi ad Ancona, se non sbaglio, qualcosa. E quindi no, dobbiamo trovare, dice, la compatibilità dei tempi. Quindi, logistici. E ti dico di più, che forse sarai anche per i prossimi anni su questo parco, bene, con noi, perché... Tieniti occupata la data. Quindi tieniti impegnata per il prossimo anno. Tra l'altro ti anticipo che la finale è il 7 settembre, noi abbiamo la data un anno prima in quanto programmiamo l'anno prima per l'anno dopo, per cui già abbiamo la data per il prossimo patron, anno. Patron, quanto lavoro c'è dietro questa organizzazione? È tanto, sacrificio, lavoro, sudore, dispendio di energie, tanto, però fortunatamente in questi 30 anni siamo riusciti a creare uno staff
veramente importante, che ormai è una macchina, diciamo, che cammina da sola meccanicamente, per cui riusciamo sempre a raggiungere quegli obiettivi ispirati che ci poniamo, e quindi siamo orgogliosi di questo. Vogliamo raccontare che stasera le ragazze sono 100, però più di 5.000 credo siano state. Sì, noi facciamo qualcosa come 400 tappi in Italia per mezzo dei nostri agenti. Voglio precisare che questa manifestazione nasce a Catania 31 anni fa e siamo stati bravi, perché dalla Sicilia, guarda, è difficile lavorare, sì, è da Roma, da Milano è più facile, è ma vero. Noi siciliani facciamo molta fatica, eppure abbiamo preso veramente tutto il territorio nazionale in maniera molto forte, siamo capillari dal Trentino alla Sicilia e quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È vero, per noi è più difficile lavorare noi che arriviamo del sud, perché abbiamo appunto più difficoltà, però abbiamo quella grinta in più che forse al nord non hanno, perché abbiamo, mangiamo un po' il filo spinato, no? Abbiamo, io me lo ricordo che anch'io quando sono partita dalla Calabria avevo, insomma, con grande difficoltà, i miei genitori mi accompagnavano, mi ricordo all'inizio a Roma per intraprendere questa carriera, e hai più voglia di fare, perché paradossalmente giù, secondo me quello c'è... è il nostro punto di forza. Esatto. Il fatto che siamo, abbiamo troppi impedimenti, quindi questo è il nostro punto di esatto. forza, secondo me. Bene, ci rivediamo grazie. Poi più tardi, perché dobbiamo grazie. Proclamare un sacco di vincitrici. Grazie. Grazie. Salutiamo il patrono Antonio Lopresti, il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Rimane con noi invece la nostra ragazza per il cinema. Che... Buonasera Riccardo, ciao. Buonasera a questo magnifico teatro. Per me è un onore essere per il secondo anno qui. C'è la storia qua. C'è la storia, è vero. Venivo con le gite da piccolina a guardare questo teatro e ora mi ritrovo sul palco. È una magia. E vi volevo ringraziare anche perché non avete sbagliato il nome, che di solito me lo storpiano. Da Naomi Moschitta a Noemi Trischitta è uscita una cosa pure del genere, però bene. Abbiamo studiato 8 ore. Io solo per il mio nome, certo. Ma pazzesco. Senti, adesso ci fai un monologo su un tema impegnato, importante direi in questo periodo storico. Sì, il monologo è tratto da un testo che si chiama Maledetti da Dio, e tratta della violenza sulle donne, però senza descriverla, quindi la racconta semplicemente. Lascerò che siano loro poi a trarre le conclusioni di quello che io esibirò su questo palco. Naomi Moschitta. Grazie. L'ha lasciato finalmente, è meraviglioso. E l'ha detto ieri sera, per telefono. Ora è come la voglio io, ora è determinata, è sicura di sé, è adulta. È mia sorella, è semplicemente mia sorella, che finalmente ha lasciato quello stronzo che la faceva tornare ogni sera a casa con un occhio nero. Però è passato, adesso siamo assieme, stiamo andando a scuola. Non parliamo, non serve. Ci teniamo per mano perché camminiamo verso il futuro finalmente, camminiamo assieme in una giornata piena di sole. Lui spunta all'improvviso. Sta urlando. Che cosa le urla? Puttana tu sei! Tu sei mia, sei mia e di nessun altro. Giuliana si mantiene calma, troppo calma. Non posso lasciarlo fare. Che cazzo vuoi da mia sorella, eh? Lasciala in pace, capito? Lasciala in pace! Mi dà un colpo nello stomaco. Un colpo forte. Incredibilmente forte. Sento il sangue che mi scorre fra le gambe. Ho bisogno di sdraiarmi. Lui scappa, bastardo. Giuliana urla il mio nome. Non piangere. Non piangere. Non serve. Ho solo bisogno di sdraiarmi. Ho solo bisogno di sdraiarmi. Grazie. Naomi, complimenti. Sei cresciuta tanto grazie in questo anno, Riccardo. No? Dizione, recitazione, cosa hai fatto? Com'è stato il tuo anno da ragazza per il cinema? È stato un anno bellissimo. Una ragazza per il cinema è stato il principio di un sogno per il quale ho lottato per vincere questa fascia. Sto lottando e lotterò perché
voglio sempre ricordarmi che tutto è nato da questo palco e quindi un anno pazzesco mi è stato regalato grazie a una ragazza per il cinema. Voglio ancora studiare perché in questo mestiere non si finisce mai di studiare, come ben sappiamo. I prossimi passi? Stai facendo casting, provini? Sono stata presa da un'agenzia, una grossa agenzia di Roma, quindi comincerò a fare provini a ottobre. È stato un'estate durante il quale si mandano le foto e i video per l'agenzia. Adesso cominceremo a lavorare. Perché poi noi vediamo, no, l'aspetto più luccicante sotto i riflettori, ma ci sono anche porte in faccia, tanti no. Non è così tutto è così facile. No? Lo devi amare tanto quello che fai, altrimenti alla prima porta in faccia rifiuti il tuo sogno e non è giusto. Allora, esatto. Ancora congratulazioni. Grazie. Poi ci vediamo dopo perché devi regalare tutto, titolo, fasce, coroncina. Ah no, un impegno, non posso dopo cedere la corona, rimane pure per il prossimo anno. Va bene, pure quella, va bene. Naomi Moschitta, grazie, a dopo. E adesso è il momento di presentare un ospite. Lui è un giovane cantautore musicista, non si è fermato un secondo, sta realizzando l'Universo Tour, portando in giro la sua musica per tutto lo stivale, e adesso è in tutte le radio con Alex Britti. Sto parlando di Mameli. Non mi fido più di te, dei tuoi occhiali da sole, delle tue paranoie, buone solo per farmi piangere. E ora viaggio da solo, e sono arrivato al gelo, e ho capito che voglio solo te. Tanto tu non ti offendi, tanto sai che mi prendi, che neanche Grace Kelly. Pensami, anche quando piove. Siamo per strada, nei cartelli, sui palazzi, dentro i bar. Siamo la notte, ubriachi, che non parlano mai. Tu mi hai tolto le parole, senza usare le parole, sì. Non mi fido più di te, quando parcheggi qua fuori, che prima ascolti Brunori e poi sabato sera sei quasi dance. Tua madre me lo aveva detto, ma io guardavo più il letto, e adesso senza te dormo sul parquet. Noi che siamo dei pazzi, se te lo dico ti incazzi e dopo mi maltratti. Pensami anche quando piove. Siamo per strada, nei cartelli, sui palazzi, dentro i bar. Siamo la notte, ubriachi, che non parlano mai. Tu mi hai tolto le parole, senza usare le parole, sì. E tu mi hai tolto le parole, senza usare le parole. Grazie, come state? È bellissimo essere qua, stupendo, il mio primo concerto l'ho fatto qua, adesso essere qua è veramente un sogno. Prossima canzone si chiama Casa di Carta. È tanto che non ci prendiamo in giro, che non svegliamo tutto il condominio. Per ricordare ho scritto un papiro vicino a San Siro, al tuo bar preferito. Ma dimmi che ti importa di me, di vivere una vita in affitto. Mi chiudo e sto zitto, non passa un capriccio. Se sei qui vicino fai un fischio e passerà questa pioggia un po' stupida. Indossiamo una maschera, non pensarci più. Sto con gli occhiali scuri, c'è troppa luce, scrivo sopra i muri. Se in una casa di carta, di carta, di carta, di carta. E quando sto con te è tutto un equilibrio stabile.
mia casa è di carta, ma che non cade giù, 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 ma che non cade giù, 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 ma che non cade giù, è un sacco che non ci prendiamo in giro, che non sbagliamo neanche un congiuntivo. Mi manca dirti buon appetito, faccio un plebiscito, ma senza motivo. Tu dimmi che ti importa di me, di vivere una vita in conflitto. Io mi chiudo a riccio, concedimi un vizio, rimetti le chiavi, impazzisco e passerà. Questa voglia un po' stupida di rubare una macchina e non tornare più. Sto con gli occhiali scuri, c'è troppa luce, scrivo sopra i muri, se in una casa di carta, di carta, di carta, di carta. E quando sto con te è tutto un equilibrio stabile, nella mia casa di carta, di carta, di carta, ma che non cade giù. E quando sto con te se ne vanno anche le nuvole, da sopra questo stabile, e sopra il frigo c'è una calamita che mi parla ancora di te, mi parla ancora di te. Sto con gli occhiali scuri, c'è troppa luce, scrivo sopra i muri, se in una casa di carta, di carta, di carta, di carta. Quando sto con te è tutto un equilibrio stabile, nella mia casa di carta, di carta, di carta, ma che non cade giù, 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 ma che non cade giù, 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 ma che non cade giù. Grazie. La prossima canzone è un po' quello che è stato il mio inno del 2019, quindi chi la sa la canti con me, è sempre bello condividere questa cosa. Tabacchino ancora aperto, anche se fuori freddo. Notte dal futuro incerto, cellulare spento. Prepara una tisana calda che sta arrivando l'ansia. Le sopra affitto la mia stanza e adesso dormo solo su una panda. Siamo pure al verde e quindi che facciamo? Ci vogliamo bene come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene come la musica commerciale. Ci vogliamo bene come lo zucchero con il sale. È pronto da mangiare. Ho fatto un giro su me stesso, mi sono perso, mi sono ritrovato a caso sopra il tuo letto. Penso anche alle tue risate dentro il carrello. Guardiamo la luna stasera, ti pago io il biglietto. Ma adesso siamo al verde e quindi che facciamo? Ci vogliamo bene come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene come la commerciale. Ci vogliamo bene come lo zucchero con il sale. È pronto da mangiare. Yeah, hi, this is Vince calling from Tony's Pizza. Your pizza is up for delivery, but we're having problems with your credit card. Che non è mai troppo tardi,
per fare piccoli passi avanti. Siamo ancora un po' ignoranti, preferisco restare da solo, stiamo distanti, ma ci vogliamo bene, come le cose che fanno male. Ci vogliamo bene, come la musica commerciale. Ci vogliamo bene, ed è un casino eccezionale. È pronto da mangiare, ed io non ho più fame. Grazie raga. Grazie mille, grazie di cuore. Stai qua, perché un talento siciliano come te su questo palco, il Teatro Antico di Taormina, merita una targa, un riconoscimento. Allora entra. Grazie. Ami, con una targa per te, eccola qua. Grazie mille. È stata creata apposta dal maestro Michele Affidato. Grazie mille. Facciamo vedere il favore di camera per i nostri fotografi e per le foto ricordo. Grazie. Grazie mille. Grazie Vi mille. Posso dare la mano. Ciao, grazie, buona serata. Ciao, ciao Mameli. Guarda, adesso togliamo quest'asta perché è bruttina. Ecco, guarda, ti do una mano. Tieni, eccola qui. Beh, non gli ricapita più, è la Gregoraci che passa l'asta. Adesso? Adesso spettacolo arrivano le nostre miss in abito da sera. Eleganza, classe, portamento, anche questo viene valutato dalla giuria. Eccole le nostre 100 finaliste di Una ragazza per il cinema. We'll be right back.
belle schierate così, eh? Bellissimo questo quadro. Fate forte il cuore, ragazze, eh? Tra siete un po'... molto eleganti, siete molto belle, ragazze, complimenti. Allora, ovviamente se tutto funziona, se tutta la macchina va, è anche perché c'è il patron, c'è la patronessa, sua moglie, c'è una grande macchina che gira, però c'è anche un direttore artistico, esatto, bravissimo, che è una colonna, un pilastro di questa manifestazione da tanti anni, e ci raggiunge sul palco Ernesto Trapanese, che è di qua. Buonasera. Ernesto, ecco. Che meraviglia, che bello. E tu anche sei un talento siciliano. grazie mille, sì. Sai quello sono? Assolutamente sì. Io sono qui a nome della produzione, a nome dei patroni ovviamente, per ringraziare innanzitutto voi, perché siete una grande sicurezza sul palco. Grazie. Dei grandi professionisti. Grazie. Io chiederei al pubblico un applauso per questi due meravigliosi professionisti. Grazie. Io sono in prestito perché non è il mio mestiere, ma insomma, per Antonio, anche perché devo dare atto ad Antonio. E ho girato un po' per concorsi di bellezza, a una ragazza per il cinema non è mai arrivata una pressione sulla giuria, non sono mai arrivate indicazioni esterne o pressioni. Questo da testimone, mi fa piacere dirlo e darne atto alla manifestazione. Voglio ringraziare, lo faccio per la prima volta su questo palco, le ragazze, le 100 ragazze presenti, perché hanno saputo gestire la pressione. Hanno lavorato veramente a man bassa per tante ore per vedere, insomma, tutto ciò che avete visto adesso, per fare tutto ciò che avete visto adesso, quindi bravissime ragazze. Hanno sono veramente dormito 2 ore per notte. Esatto, sono veramente molto orgoglioso di tutte quante voi, brave davvero. Poi comunque di 100 ne vince una, però anche se può sembrare banale, davvero un po' hanno vinto tutte, anche solo sì, vincere vero. La timidezza, la paura di affrontare vero, il pubblico, di salire su questo palco, tutte avete vinto stasera, quindi fatevi un applauso e che sia l'inizio di un futuro bellissimo per tutte voi. Brave ragazze, complimenti davvero, voglio ringraziare assolutamente lo staff della direzione artistica. Sono dei ragazzi che lavorano veramente tantissimo, praticamente 18-20 ore al giorno per costruire tutto ciò. Sì, quindi bravi, grazie bravi, di bravi. Cuore a Ketty Lalli, grande applauso a Alessandro Bonaccorso, Alfonso Stagno, grazie mille. Anche per la pazienza, per perché la pazienza, non è facile. Sì. È vero. E naturalmente, insomma, avete visto delle bellissime coreografie, non è facile lavorare con tante ragazze in concomitanza. Abbiamo fatto le ore piccole, le nottate, è stato veramente molto duro, ma insomma, il risultato è stato parecchio soddisfacente. Voglio chiamare qui il coreografo, un nome importante della danza internazionale, Leon Sino. Eccolo, ciao Leon. Bravo, eh. Sì, si mette di là, ovviamente, ci mancherebbe. Leon, non ci offendiamo. No, non ci offendiamo per nulla. So che volevi dire qualcosa, insomma, ringraziare qualcuno in particolare. Allora, buonasera a tutti, grazie per avermi qui per il secondo anno. Io sono un veterano perché venivo ospite come tanti ospiti, quindi questa manifestazione è magica, questo teatro è meraviglioso, quindi essere qui in veste di coreografo è qualcosa di indescrivibile per me. Ma quest'anno ho avuto uno staff, quindi... mi piacerebbe ringraziarli anche certo. Pubblicamente, anzi vorrei proprio che venissero qui, quindi Klaus è dalla Germania addirittura, quindi proprio un piacere, Klaus, Antonella e Christian, il mio assistente coreografo, per un Eccoli. Saluto veloce, ben arrivati. Eccoli. E ce ne sono altri dietro le quinte, quindi adesso vi ringraziamo. Ce ne andiamo, vi lasciamo. No, state continuare. Qua ancora un attimo perché va avanti, no? Dobbiamo chiamare ancora un po' di staff. Sì, chi sì, ci ha aiutato. Solo che noi abbiamo da fare là dietro. Allora andate, va bene. Grazie va bene, mille. Grazie mille. Grazie. Congratulazioni e complimenti ancora per l'aiuto. Vai. Allora chiamiamo anche i visagisti, direi. Certo, no? Assolutamente perché sì. Perché il trucco fa, Elisabetta, il trucco fa miracoli. Tanto, sì, il trucco fa miracoli. Soprattutto quando dormi 2 ore, come me in questo caso. Quindi, meno male che ci sono loro. Grande eccellenza. Beh, grande eccellenza. Ce l'abbiamo solo noi. Internazionale, il team di Gilles Cagnet, guidati dall'art director Pablo. Grande applauso. Eccolo qui. Ciao Pablo, elegantissimo. Ciao Pablo. Come tutti gli anni. No. Facciamo entrare anche tutto il tuo team. Un grande applauso per questi grandi professionisti. Hanno, credo, il record del mondo di trucco delle Miss, perché siete velocissimi ma bravissimi. Pablo, volevi
ringraziare qualcuno. Sì, volevo ovviamente ringraziare per l'opportunità grazie. Antonio Lopresti e Daniela Eramo per questo è il 12° anno. E poi ci tenevo a sottolineare che quest'anno mi sono impegnato, ho ricevuto un premio al Senato della Repubblica come eccellenza italiana, perché mi occupo soprattutto del trucco oncologico e del trucco per la violenza delle donne, quindi molto importante. È un messaggio che mi piace sempre, se posso, quando ho questi momenti pubblici, di fare un po' di sensibilizzazione. Senti, le tendenze trucco, ho letto sul mio giornale che torna di moda il trucco nude. Ma cosa vuol dire? Che una si deve truccare però non si vede? Quindi che se esatto. trucca... Ahimè, guarda, purtroppo il minimal, diciamo, noi non lo amiamo tantissimo, perché insomma, soprattutto qui in Sicilia i colori ovviamente sono importanti e siamo comunque coinvolti dal colore. Il nude può andare bene su certi soggetti, su certi meno, quindi io esatto. consiglio sempre a tutti di avere poi una consulenza tecnica da a parte... Gregoracci, come a me non piace il nude, si vede che non piace il colore. Esatto, poi insomma soprattutto noi che siamo del sud amiamo soprattutto il colore, il rossetto rosso non ci può mancare, bene. Con gli occhi intensi. Allora Ernesto, oltre al trucco, farima con... Parrucco. Parrucco, beh, Ernesto, direttore artistico. Allora, chiamiamo anche il parrucco. Assolutamente sì, per questioni di spazio congediamo il team di Gilles Cagnet. Grazie mille. Grazie, buon grazie lavoro, a tutti, grazie, grazie ragazzi, grazie. Non hanno finito perché poi devono truccare e pettinare la vincitrice domani per i servizi fotografici, perché questa è una macchina che non si ferma mai. Ma sei molto preparato, Gaspia. Dopo, non so, 8-9 anni. Bene, altra grande eccellenza nel mondo... Sì. delle acconciature Vella, noi abbiamo due grandi professionisti qui a guidare questo straordinario team, Rachele Di Stefano e Sebi Calogero, grande applauso. Ciao Sebi, ben trovato. Ciao Rachele, bellissima. Ciao Rachele. E anche tutto lo staff. Eccolo qui il grande staff, grande applauso. Anche bravi loro ragazzi. Tempi record, caro. Grazie per il vostro Ricca. Lavoro. No, perché vabbè, ma io posso impazzire, posso fare una cosa? Io devo fare questa cosa qui. Madonna, attenta che c'è il nido con gli uccellini lì. Ma mi piace troppo. Non ho mai provato tanta invidia come adesso. Vabbè. Grazie ragazzi, anche ovviamente per te, caro Sebi, due chiacchiere riguardo al vostro lavoro. Insomma, il fatto di essere qui una ragazza per il cinema è una cosa, no, gratificante. Molto gratificante, come ogni anno, ormai noi siamo veterani di questo concorso, ringraziamo il patron. È sempre una bella emozione, comunque un lavoro facile perché le ragazze sono veramente belle. Grazie. Ringrazierei anche tutto il nostro staff di parrucchiere New Air. Grazie. Grazie Sebi, buon lavoro. Grazie. Grazie, viva Vella, grazie mille ragazzi, buon lavoro anche a voi. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, patron, sei microfonato? No, sei con lo smoking ma senza microfono. Sali sul palco con Daniela, venite, sul venite palco. Con, da noi. Vi do volentieri il mio, Antonio Riccardo. E Daniela, vi aspettiamo qui. Ma guarda che eleganza, accidenti, come state bene, nero e fucsia, belli. È il mio boss, ciao, il mio boss, i miei boss, ci sono i boss. Do il mio gelato, Riccardo. Sì, okay. Vediamo il gelato. Tu torni dietro le quinte, sì, perché sì. anche tu hai il tuo grazie grande mille, affare. Grazie, grazie Ernesto grazie. Trapanese, direttore artistico. Daniela, allora? Sì, Riccardo, io innanzitutto permettetemi di ringraziare colei che ha realizzato questa meraviglia per me, Carmela Motta, grazie. Grazie, perché ogni anno altra mi crea dei gioielli. Siciliana sì, sì, che sì, ti sì. ha trasformato in una nuvola rosa stasera. Sì, grazie mille. E poi che dire, fare i complimenti a questa new entry di una ragazza grazie. Del cinema, perché Riccardo è un amico, lo conosciamo, è brevissimo e vorrei grazie. Fare i complimenti grazie. A Elisabetta che è stata straordinaria, elegante, grazie, aggraziata. Grazie mille. Ha tante qualità e poi loro, le miss che ho seguito in prima persona, giorno dopo giorno, credetemi non è semplice, hanno lavorato tantissimo, tante ore, e faccio un grosso in bocca al lupo e giustamente la vincitrice una, però per me hanno vinto tutte perché veramente sono state un gruppo quest'anno, vi faccio i complimenti. Poi rimanete in contatto anche dopo, no? Tu diventi una sorella maggiore in qualche modo per queste ragazze. Diciamo di sì, Naomi l'ho seguita personalmente, è straordinaria. Ho detto in questi giorni che noi abbiamo vinto due volte con Naomi. Primo perché abbiamo avuto una ragazza per il cinema, quindi la vincitrice assoluta, e poi perché il titolo è rimasto in Sicilia, a Catania, quindi la nostra città, e per noi abbiamo vinto due volte. Naomi, Naomi è stata una miss eccezionale,
è un artista. Un artista a 360 gradi, perché è una ragazza che ha lottato per avere questo titolo, perché è venuta tanti anni fa, aveva 14 anni, era una bambina, non ha vinto niente, stava lì in mezzo a loro. A distanza di 3 anni mi chiama e mi ha detto: Dani, io torno dopo aver studiato, ma stavolta torno per vincere, e ha vinto. Beh, brava Nani. È già commossa, ovviamente, poi tieni un po' di lacrime per quando dovrai essere qua a incoronare la nuova ragazza per il cinema. Patron? Io direi di andare avanti, già abbiamo detto tanto, anche perché... C'è da premiare adesso il miglior agente regionale. Perfetto, chiamiamolo, sì, sì. Chi è? Chi è? Non lo so. Dico io. Voi ce l'avete la scaletta, quindi... C'è un buco, c'è scritto, ora viene consegnata la targa al miglior agente regionale, è vuoto, però Daniela lo sa. Sì. Sì. Ha vinto un'isola anche quest'anno, sai? Ah... E la Sardegna, quindi lui è Francesco Locci. Ricordiamo ancora, Antonio, il grande lavoro che fanno gli agenti regionali, perché sì, davvero diciamo è un premio simbolico per motivare le altre regioni, ma non che lavorano male, lavorano un po' meno, e quindi potrebbe essere un'idea che, diciamo, è uscita quest'anno dal cilindro per motivare le altre regioni. Giusto. A fare di più. C'è già la Sardegna qua con ha fatto la targa. Un lavoro straordinario e merita questo premio. Eccolo, l'agente regionale della Sardegna. C'è la targa. Congratulazioni. Congratulazioni. Complimenti. Sempre realizzata da Michele Affidato. Allora, adesso invece, Antonio, c'è un altro riconoscimento importante. Volevo dire che i premi sono stati realizzati da Michele Affidato. Sì, l'abbiamo conosce appena... benissimo. Sì, calabrese, come me. Allora, adesso andiamo avanti e consegniamo invece un'altra targa alla presidente di giuria, diciamo alla madrina. Alla madrina. Alla madrina. Il presidente è stato Pino Pellegrini, grande maestro Pino Pellegrini. Lei è un'artista siciliana, ha debuttato di recente in un film che si chiama Picciridda, dove ha all'interno del film una nostra vincitrice del 2008, Tania Bambaci, una siciliana. Me la ricordo. Ed è Lucia Sardo. Ci raggiunge sul palco Lucia Sardo, che ha anche una scuola di recitazione a Catania. A Catania. Quando uscirà questo film? Adesso ce lo racconta. Ben arrivata. Grazie, buonasera. 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 Ciao Lucia. Ecco. Buonasera, grazie a tutti. Beh, questo mese mi porta bene. Ero qui poco tempo fa perché il film Picciridda ha vinto diversi premi, siamo molto, molto felici che un film come Picciridda vinca dei premi, perché si tratta di, ahimè, violenza alle donne, ma scritto e recitato in un modo molto, molto leggero, molto lieve, molto poetico. Questa forse è la strada giusta per parlare di questo problema. Io penso sempre che sia la strada più interessante quella leggera, quando si sceglie la leggerezza. E Picciridda ci ha dato grandissime soddisfazioni. Lo vedremo, io spero, perché stiamo trattando con i distributori. Sapete che tantissimi film bellissimi vincono premi, poi non trovano la distribuzione. Questa è una cosa disastrosa in Italia. E quindi noi speriamo di trovare una buona, un'ottima distribuzione, perché il film è bellissimo. E qui, quando lo abbiamo mostrato, gran parte delle persone piangeva. È un film che fa piangere, quindi penso che sia arrivato il momento di che fa emozionare. Di farlo. Grazie. Vedere a tutti. Una domanda, Tania, sul set, com'è? Allora, Tania nel film è mia nuora, è bravissima Tania, ci ha commosso tutti. La prima scena è proprio la scena della partenza di questi emigranti. Io rimango nell'isola, parte mio figlio, mia nuora e un bambino e mio nipotino, e Tania è stata di una bravura incredibile, incredibile. Infatti non solo, perché lei poi fa sempre ruoli, insomma, mi ha detto, io non la conoscevo sinceramente, purtroppo vedo poca televisione perché la sera mi addormento, ci posso fare niente. E lei mi ha detto che fa delle cose
leggere, diciamo. Invece in questo film, dove ha un ruolo drammatico, è stata di una bravura. Io penso che sia un po' la Sophia Loren di questi anni. Hai detto niente, è un complimento fantastico. Beh, ma è bellissima, non solo, è bellissima ed è veramente brava, e quindi... Se mi posso permettere, la conferma che anche nel 2008 una ragazza per il cinema aveva ragione, perché è una nostra vincitrice. Sì, 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 sono contentissima. È un altro talento che è partito da qua. Sì. Bene, grazie Lucia, ricevi la targa dal patron. Grazie veramente a tutti. Grazie. Grazie. Ci vediamo dopo. Adesso è il momento... Siamo arrivati al momento clou. Io ho qua le buste. Sì. Cominciamo dalle fasce sponsor. Sì. Io direi di iniziare l'assessorato turismo regione siciliana. Ok, apro la busta. Non c'è il rullo di tamburi, ma insomma... Mettiamo un sottofondo musicale, magari. Allora, ragazza regione siciliana, premia l'assessore regionale al turismo Manlio Messina, che ci raggiunge sul palco. Buonasera. Buonasera assessore. Vuole proclamare lei la Miss vincitrice? Ah, però serve il microfono. Il microfono, Antonio. Allora, vince la fascia ragazza regione siciliana... La numero 39, Giuliana Verona. Ed è proprio l'assessore a fasciare la nostra Miss. Congratulazioni. Assessore, è una grande manifestazione in Sicilia, insomma questo palco poi arriva in tutta Italia, se ne parla tanto, e posso dire che c'è anche chi copia qualcosina da questo concorso, no? Bella soddisfazione. Se si copia vuol dire che il prodotto vale. Va bene. Ma è una ragazza per il cinema, ritengo che abbia non abbia bisogno di presentazioni certamente da parte mia. Io sono felice di essere qui, soprattutto in una sera particolare, caro patron, perché la Sicilia... Proprio ieri alla Mostra del Cinema ha visto vincere il premio speciale proprio della giuria, un film prodotto in Sicilia e finanziato dal nostro assessorato, quindi significa che in Sicilia si fa del buon cinema, si fanno prodotti importanti, e quello di stasera è uno di questi prodotti. Speriamo che una delle nostre ragazze o la vincitrice sia proprio la protagonista del prossimo film che vincerà nuovamente il premio speciale alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi sono felice, grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie, grazie assessore, complimenti a Giuliana Verona. Foto di rito, sorrida Miss, ecco qua. E adesso premiamo la ragazza Videobank e sale sul palco Simone Fiengo. Fierno, scusate. Dov'è Simone? Ah, eccolo qua. Ciao Simone. Vieni qua allora. Benvenuto, premia... Simone. Ciao. Piacere. Ciao. Mi metto lì qui? Sì, ti do il microfono. Grazie. Però vengo lì così proclami tu la ragazza che riceve la fascia Videobank. La vincitrice è Greta Malengo, numero 17. Eccola Greta, ti libero. Così la puoi fasciare tu. Sembra facile mettere la fascia, no, è sempre, ma non è facile. Uno dei momenti più bravi. Fate una foto di rito. La foto. Foto di rito. Greta Malengo, dite ragazza Videobank. A posto. Grazie. Sei un po' emozionato, eh? Stai tremando. Daniela, adesso c'è il tuo momento con la fascia Miss delle Miss. Nostro, perché ce lo siamo inventati qua una sera, è vero, con Antonio e con Daniela. Ecco la fascia che arriva. Proclami tu, Antonio. Ragazza Miss delle Miss è la numero 92, Lorena Tonacci. Dov'è Lorena? Eccola.
Congratulazioni. Metto accanto a te. Allora, premiamo adesso la ragazza centro Messeghe. Che è la numero 7. No, aspetta, dobbiamo chiamare sul palco. Giusy Portolano, docente Accademia Gilles Cagnet. Che consegnerà la fascia di ragazza centro Messeghe. Eccola. Eccola. Allora, Giusy, la miss che avete scelto è la numero 73, Gabriela Farinato. Eccola Gabriela che riceve la fascia. Passerella per Gabriela Farinato, elegantissima. Andiamo avanti con la ragazza Jean Kleber. Sale sul palco Alessia Spagnuolo, docente dell'Accademia Gilles Cagnet. Alessia ci raggiunge. Ci raggiungerà. Eccola Alessia. Vieni. La fascia. Proclama la vostra ragazza. La nostra è la numero 97, Aurora Larghi. Aurora, tocca a te consegnare la fascia ad Aurora Larghi. Foto, foto, centropalco. Congratulazioni. Adesso torna sul palco Pablo per premiare la ragazza make-up Gilles Cagnet. Eccolo. È la numero 92, Lorena Tonacci. Dov'è Lorena? Eccola. Ah, fa il bis. Pablo, come mai questa scelta? Allora, sono le tre fasce ultime che abbiamo visto, fanno parte sempre del gruppo Baldan, che è il nostro amministratore Antonio Baldan, e loro tre parteciperanno a tutti i vari shooting, fiere del settore, video e ovviamente servizi redazionali inerenti al nostro marchio. E dici niente, quindi sono già tre anno. Posti di lavoro. Ah, e ovviamente tre kit trucco, che ecco. Loro piace molto. Bene. La foto, la foto. E ci raggiunge adesso sul palco Daniele Mascari per la fascia ragazza prima donna. Piace, piace. Buonasera Daniele. Buonasera. Allora, la vostra miss. Vince la fascia la numero 12, Giorgia Leotta. Giorgia Leotta, numero 12, è ragazza prima donna. Prego, la fascia la riceve da te. Foto, abbraccio. Foto di rito. Sorridete. Grazie. E grazie. Grazie mille. Chiamiamo. Premia Rachele Di Stefano e Sebi Calogero. Per la fascia ragazza Vella. Rachele e Sebi con noi. Eccoli. Eccoli qua. È stato difficile scegliere la vostra fascia. No, non è stato difficile perché avevamo già notato questa ragazza prima. La proclami tu? Sì. È la numero 87, Iris Mulas. Iris è la ragazza Vella. Viene fasciata. Foto di rito.
Adesso premia Riccardo Signoretti, ragazza Nuovo TV. Premiamo prima la ragazza Nuovo. Va bene. E ho scelto la numero 37, Angelica Perna. Dov'è Angelica? Eccola. Sei bellissima. Congratulazioni, fascia. Facciamo la foto e tu sarai protagonista di un servizio fotografico sul settimanale Nuovo la prossima settimana. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Che belle queste ragazze. La passerella. Adesso tocca a te, Elisabetta, premiare la ragazza Nuovo TV, che è l'altro mio settimanale, quello sui programmi. Che è la numero 34, Stefania Parascheva. Eccola Stefania, riceve la fascia da Elisabetta Gregoraci, che sia un portafortuna per la tua carriera. Grazie. Andiamo avanti con la fascia ragazza guest. Ci raggiunge sul palco Aldo Papalia. Eccolo, elegantissimo. Maestro di stile e di eleganza, Aldo, come sempre. Ben arrivato. Come va? Ben arrivato. Senti, Aldo, com'è stato in giuria? È stato facile, difficile scegliere le ragazze, valutarle? No, questa volta è stato veramente difficile. Perché sono tutte belle, sono no? Sono tutte belle e di conseguenza una vince, però una riceve anche la tua fascia, che è molto importante nella moda, sì. Insomma non è cosa da poco. Proclama la tua vincitrice. Non mi ricordo il nome. È la numero... Ginevra. Ginevra Pianelli, la numero 88. E sei proprio tu a farle indossare la fascia di ragazza guess. Congratulazioni. Applauso. Grazie, grazie. L'ultima fascia. Ragazza Studio Cinema, chiamiamo Pino Pellegrino, il re dei casting director, che ci raggiunge sul palco. Ben arrivato. Ben arrivato. Vuoi dare un bacio alla Gregoraci? Ciao Pino. Allora, proclama la tua vincitrice, dici cosa ti ha colpito prima di fare il nome. Allora, la vincitrice, perché avevo dato un monologo e l'hanno fatto tutte 100, tutte brave, ma essendo una unica vincitrice, lei mi ha colpito di più perché secondo me l'ha fatto più naturalmente di tutte le altre. È stata molto spontanea, molto vera, e il cinema è verità. A proposito di verità, è vero che tu assegni 3 borse di studio stasera? Sì. Cioè parliamo anche di futuro, di prospettive per queste ragazze. Sì, ok. E visto che io mi occupo di una scuola insieme a Massimiliano Cardia che si chiama Studio Cinema, un'accademia dove abbiamo detto poco fa, abbiamo degli insegnanti ottimi, faccio solo dei nomi, Ospetec, Muccino, Giannini, Ivano De Matteo, Michela Laic, Pupi Avati, eccetera, eccetera. Diciamo le nostre allieve e allievi hanno i migliori insegnanti per poter studiare e cercare di riuscire a dare il meglio in questo lavoro che non è facile ma è possibile. Quindi 3 ragazze pescate da qua studieranno nella tua accademia. Una l'ha già avuta, l'abbiamo data la prima sera, eccola lì. E una la diamo adesso e una la daremo a chi vincerà il titolo una di una ragazza per il cinema. Allora intanto proclamiamo la ragazza Studio Cinema. Allora la ragazza Studio Cinema è la numero 80, Teresa Ferrari. E tocca a te Pino fasciare la ragazza che vince
una grande opportunità per entrare in quello che si chiama il favoloso mondo dello spettacolo. Foto di rito. Grazie. Allora andiamo avanti, ho già aperto la seconda busta che è quella fasce delle fasce mode. Sì. Elisabetta, beh, sì. Quando si parla di moda, chi meglio di te? Però dobbiamo chiamare sul palco Franco Battaglia. Franco, vieni qui con noi, che anche lui di moda, casting, modelle se ne intende. Hai scelto già qualche ragazza a cui dare qualche opportunità, nuove opportunità con la tua agenzia? Io vado solitamente in molti concorsi di bellezza cercando delle ragazze da portare a lavorare, perché se loro lavorano guadagnano e l'agenzia, certo, guadagna anche lei. E devo dire che questa sera c'è, l'hanno già detto ma lo ripeto anch'io, una grande scelta. Ogni anno che passa il patron Antonio trova sempre delle ragazze, sempre migliorando anno per anno. Io sono felicissimo di essere qua, a parte che questo è un posto incantevole che ogni volta che vengo, unico al mondo, mi dà un'emozione che sì, veramente nessuna cosa al mondo può dare. E spero tanto di trovare delle ragazze che hanno la possibilità e il tempo, se non studiano, a venire a Milano a lavorare. Io ho portato insieme al mio collaboratore Alex, che è lì in mezzo al pubblico, 70 modelle che iniziano adesso a fare i casting per sfilate, la settimana della moda, gli showroom e i fitting, e sono tanti soldi che girano nella moda e speriamo di fargli guadagnare anche a loro. Bene, ricordiamo anche che si può anche studiare e lavorare. Assolutissimamente, perché si può studiare. Noi abbiamo avuto una ragazza di 14 anni russa, veniva col papà, con la mamma, alta 1,80, non so cosa mangiano queste ragazze per crescere così. Guadagnava 1000 euro a sfilata, faceva 8-10 sfilate al giorno, una ragazzina che però studiava, non è che veniva, lavorava, perché ci sono i periodi che si lavora. Con quello che guadagnava si poteva comprare la laurea. No, ma poi si poteva portare un professore privato dietro. È una battuta, ma in realtà lo studio è fondamentale. No, prima lo studio, poi il lavoro. Allora, io direi che Elisabetta, sì, parliamo di moda. Quindi terza classificata è la numero 88, Ginevra Pianelli. Ginevra, non c'è la fascia in questo caso, ma c'è l'applauso e il bacio di Franco Battaglia, che può fare la differenza. Facciamo la foto. La foto? Sì, la foto. Le facciamo tutte e tre insieme, Franco. Ok. Allora, seconda classificata, ragazza moda. È la numero 86, Giulia Esposito. Giulia, congratulazioni. Congratulazioni. Grazie. E vince la fascia ragazza moda, una ragazza per il cinema. La numero 87, Iris Mulas. Adesso si può fare la foto con le tre. Sì, la tengo io questa, tolgo un po' di roba. Grazie. Sono tre ragazze, eccole. Una bionda, un amore e una rossa. Eh sì. Hai visto? La bellezza e la varietà del nostro paese. Allora, adesso c'è invece... Grazie Franco. Grazie mille. Allora, È doveroso chiamare la vincitrice in carica, Naomi Moschitto. Naomi, vieni. Eccola, che ha ancora la corona per pochi secondi. Quanti microfoni hai, Antonio? Non lo so, ce lo diamo. Come va? Batte forte il cuore. Batte forte il cuore, come l'anno scorso poco prima di essere premiata.
È un altro momento, pensa in un anno quante cose possono cambiare, quante cose belle ti sono successe. È vero, no, ma la mia vita è cambiata davvero, perché ero abituata a non scendere neanche sotto casa a comprare il pane, mi sono ritrovata a Roma, catapultata, facevo tutto da sola, risolvevo le cose da sola, i problemi quotidiani, quindi bello. I tecnici magari se fanno arrivare la scatola, perché quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare. Allora, può entrare. Quindi abbiamo... Grazie ai fratelli Bellavia abbiamo avuto questa possibilità di avere la scatola dei desideri. Quindi che entrerà dopo la seconda, quindi chiamiamo prima... Dopo, sì, ma possiamo raccontare che cos'è, un simbolo anche, no? Dei desideri che si realizzano, perché per queste ragazze stasera comincia un percorso che le porterà lontano e forse era anche giusto trovare un simbolo che fosse la sintesi dell'anima di questo concorso. Eccola qua. Ah, eccola qua. La nostra scatola dei desideri, non è che c'è qualcuno dentro? Enorme, bello. Ecco Ami che porta la scatola. Allora, una ragazza per il cinema, edizione numero 31, proclamiamo la terza classificata. Che è la numero 37, Angelica Perna. Congratulazioni. Stai qui perché adesso arrivano le tue colleghe. Allora, seconda classificata. È la numero 34, Stefania Parascheva. Congratulazioni anche a te. E adesso, con tanto di scatola dei desideri, è... Chiamiamo Lucia Sardo come madrina. Chiamiamo la madrina, giustamente. Certo. Lucia, ecco che torna qua. Ecco la corona. La scatola fa un bollore. Ah, sta salendo la corona. Sì. Sì. Questa se la vede Maria De Filippi, te la ruba subito sì. Questa scatola qua. Bentornata. Grazie. Allora, Taormina è la 31esima ragazza per il cinema. La numero 87, Iris Mulas. Adesso puoi piangere. Congratulazioni. E in bocca al lupo. E adesso idealmente c'è il passaggio di consegne con la fascia dalla Miss uscente alla nuova ragazza per il cinema. E le lacrime ci stanno. Iris Mulas, una ragazza per il cinema 2019. Eccola la tua corona. Congratulazioni. Adesso gliela sistemiamo. Ti do una mano io, Daniele. Vai. Se ci può raggiungere l'assessore e il sindaco di Catania durante questa fase che facciamo delle foto. Torna sul palco anche il sindaco e l'assessore regionale al turismo. Beh, c'è grande emozione, avvicinati al pubblico e sei già una star, vai a farti vedere dal pubblico. Iris Mulas. Foto di rito con i patron. Patron, allora ha lavorato bene la giuria? Io direi proprio di sì, ha meritato questo titolo a mio avviso. Io il primo anno che seguo la giuria a 360 gradi, tu sai io sono molto impegnato sulla parte burocratica, certo.
e quindi devo dire che avete fatto un ottimo lavoro, bravi, bravi due volte. Per la conduzione mi devo congratulare con voi, siete stata una coppia grazie. Veramente fantastica. Grazie. Grazie mille, grazie. E pubblicamente vi riconfermo per il prossimo anno. Va bene, grazie. Grazie anche al pubblico del Abbiamo Teatro Angelo. Grazie, grazie a tutti voi anno. Per essere stati con noi, grazie. Ci vediamo fra un anno qua per la 32esima edizione di Una ragazza per il cinema. Grazie a tutti. Buona Professore, continuazione, grazie. Buonanotte, grazie. 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 C'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 trecce nella savana, tutto girava, ciao buona, dicevi tu, guardando me. Guardando me. Gentilmente le ragazze fasciate devono restare qui sul palco, grazie. A disposizione dei fotografi. Scusate, per cortesia un po' di spazio qui. Lasciamo lo spazio ai fotografi di lavorare, grazie. Scusate, Daniela. Un attimo la facciamo con Daniela pure, scusate. Aspetta Francesco.